Questo video ha ad oggetto la crisi e la fine della scolastica, tema che tratteremo riferendoci esplicitamente a tre filosofi, a tre teologi, ovvero Sigeri di Brabante, John Duns Scotus e Guglielmo d'Occam. Nella lezione precedente abbiamo considerato il tentativo messo in atto dal Tomismo, quindi dalla filosofia di Tommaso, di conciliare la ragione con la fede e di trovare una convergenza tra ragione e fede. Ora invece esaminiamo il momento in cui la scolastica entra in crisi, poiché alcuni suoi esponenti prendono consapevolezza del fatto, dei limiti, diciamo, prendono consapevolezza dei limiti della ragione e della sua impotenza di fronte ai misteri della rivelazione. Ovvero si rendono conto, in qualche modo, per usare un'immagine che appartiene proprio alla teologia, che il peccato originale ha reso l'uomo debole, incapace di guardare la verità, cioè Dio in volto. Quindi, se con Tommaso abbiamo riscontrato il massimo equilibrio tra ragione e fede, con John Duns Scotus tale equilibrio, appunto, si inclina, entra in crisi. Ovvero, Dio diventa oggetto solo della rivelazione e non della ragione. Quindi si approda al fideismo e alla svalutazione della ragione in qualche modo. Ecco, chi era il teologo John Duns Scotus? È noto con l'epiteto di Doctor Subtilis per i suoi argomenti molto articolati, molto sofisticati, molto raffinati, sottili per l'appunto. Un teologo scozzese francescano, vissuto diciamo nella seconda metà del XIII secolo, il quale appunto sottolinea la radicale diversità tra filosofia e teologia, quindi dovremmo dire tra fede e ragione, no? E afferma che il filosofo non può in alcun modo parlare di Dio con le sue sole forze, perché non vi è alcun concetto, non vi è alcuna struttura concettuale applicabile sia alla conoscenza della creatura che a quella del creatore. In altri termini, la ragione naturale di cui dispone l'uomo non è in grado di cogliere il soprannaturale, cioè Dio. E quindi possiamo dire in sostanza che Duns Scotus nega che Dio possa essere dimostrato razionalmente. Per cui Scotus distingue nettamente la filosofia, da lui intesa come una scienza teorica, una scienza dell'astrazione, e dalla teologia, che invece concepisce, Scotus concepisce come una scienza pratica, perché riguarda il comportamento morale che il credente deve perseguire. Questo per quanto attiene alla crisi che si manifesta all'interno della stessa scolastica. Ma la crisi è anche accelerata da una serie di critiche mosse al tomismo da altri pensatori, per esempio gli averroisti latini. Chi era Averroè lo abbiamo già precisato la volta scorsa, il filosofo arabo grazie al quale conosciamo molte opere aristoteliche, e colui che il Gran Commento Feo, come ricordato da Dante, no? Nella Divina Commedia, e Averroè riteneva che si dovesse ammettere solo ciò che è dimostrabile. In ciò consisteva la religione del vero filosofo, dell'autentico filosofo.
ed era convinto che la religione rivelata fosse solo un modo approssimativo, incompleto, imperfetto di avvicinarsi alla verità, un modo che può essere, diciamo, modo che quello religioso che va bene in qualche modo per coloro che non sono in grado di interpretare, di intraprendere la via della scienza e della dimostrazione. Ma evidentemente gli uomini di intelletto, gli uomini di scienza devono accettare solo ciò che può essere dimostrato razionalmente. Quindi, se Tommaso aveva sostenuto la perfetta armonia tra fede e ragione, dicevamo l'equilibrio, la convergenza, in quanto la verità è una sola, e quindi fede e ragione non possono, in ultima analisi, far altro che convergere. Questo è il presupposto teistico, no? Dio, che è la verità, è uno solo. E quindi la verità è una, no? E può essere colta per due vie distinte, cioè la fede e la ragione. E invece con Sigeri di Brabante, dicevamo questo teologo aristotelico averroista, quindi appartiene alla schiera degli averroisti latini, viene affermata la dottrina della doppia verità, in base alla quale rispetto ad alcune questioni filosofiche si darebbero due distinte verità, fra loro in contraddizione tra l'altro, ma contemporaneamente valide ciascuna nel proprio ambito, nel proprio dominio, cioè in ambito filosofico e in ambito religioso. È chiaro che la posizione di Sigeri di Brabante è in aperto contrasto con il tomismo. Proprio perché, come abbiamo detto prima, il tomismo parte dal presupposto che la verità sia una in quanto coincidente con Dio. Quindi può essere raggiunta per due vie distinte, fede e ragione, ma rimane una. Qui invece viene affermata una doppia verità. E questo, senz'altro, rappresenta, una svolta in ambito filosofico. Cioè Sigeri di Brabante, è convinto che sia valido, che ciò che è valido in filosofia, come per esempio l'eternità del mondo, o il fatto che l'uomo sia un semplice animale, no? Queste sono alcune tesi avanzate da Sigeri, quindi ciò che è valido in filosofia non necessariamente deve essere valido anche in ambito religioso. Sottolineando però, ecco, Sigeri sottolineava anche che la religione, essendo verità rivelata, aveva comunque un valore superiore rispetto alla filosofia. Tuttavia, rivendicava questa possibilità, la possibile coesistenza di una doppia verità. Nemmeno a dirlo, Sigeri di Brabante era uno spirito ribelle, sovversivo. Grande conoscitore di Aristotele e appunto attraverso che aveva avuto modo di studiare attraverso i testi di Averroè, che in quegli anni circolavano grazie anche alle crociate, no? Sigeri di Brabante vive nella prima metà del XIII secolo, quindi precede di qualche decennio Dans Scotus. E tra l'altro Sigeri di Brabante fu incorse anche nelle ire dell'Inquisizione, per sfuggire alla quale fuggì ad Orvieto. Ad Orvieto si appellò al Papa Martino IV, ma rimase a Orvieto in attesa della sentenza papale, la sentenza del Papa, e mentre attendeva appunto questa in qualche modo sentenza, fu pugnalato a morte dal suo segretario. Ancora una volta dobbiamo constatare che la libertà di pensiero in qualche modo non è stata assolutamente
tenuta in considerazione, anzi è stata, ha portato all'eliminazione fisica di un intellettuale. E che cosa rivendicava Sigeri di Brabante? Sosteneva che coloro che intraprendono l'esposizione delle opere di Aristotele non ne devono nascondere il pensiero, anche se ci sono, se vengono affermate da Aristotele, teorie contrarie alla verità, considerata rivelata. Insomma. E infatti egli portò a conoscenza di un grande pubblico, di un ampio pubblico, alcune dottrine. In contrasto con la teologia cristiana. Per esempio, Sigeri avrebbe affermato la necessità e l'eternità del mondo, in quanto sosteneva che tutte le cose percorrono un ciclo che dipende dal movimento dei corpi celesti e che tutti gli eventi del mondo, comprese le azioni umane, le vicende umane sono determinati, sono influenzati, causati, quindi determinati necessariamente da questo movimento. In tal modo Sigeri negava la libertà dell'uomo. Ma poiché si trattava di una tesi in contrasto con i contenuti della fede cristiana, dichiarava anche che se come filosofo doveva giungere a quella conclusione, cioè il fatto che l'uomo non fosse libero, come cristiano accettava le verità della fede. Insomma, senz'altro la figura di Sigeri di Brabante mette in discussione, tra l'altro celebrata da Dante nella Divina Commedia, Dante colloca Sigeri di Brabante nel Paradiso, tra l'altro in compagnia di Tommaso, il suo nemico, tra virgolette, il suo avversario filosofico, ecco. E quindi la dottrina della doppia verità apre un nuovo scenario nel dibattito tra i teologi, diciamo, basso-medievali. Tra l'altro, con il 300, no? Grazie alla diffusione, appunto, abbiamo insistito più volte su questa questione delle opere aristoteliche, si afferma appunto una concezione sempre più laica della vita, no? Che portò di fatto ad un contrasto tra fede e ragione, quindi tra teologia e filosofia. Ora, l'ultimo intellettuale a cui facciamo riferimento per scandire la crisi e la fine, in fondo, della scolastica è senz'altro Guglielmo d'Occam, che è considerato la figura ponte, diciamo, l'anello di congiunzione tra Medioevo ed età moderna. Con Guglielmo d'Occam si chiude il ciclo storico della scolastica, che era iniziato con il progetto di trovare un accordo, una conciliazione tra filosofia e rivelazione cristiana e quindi religione, ma progetto filosofico che termina con la crisi e l'abbandono di tale tentativo messo in atto soprattutto dalla teologia razionale, dimostrare per via razionale l'esistenza. Quindi con Guglielmo d'Occam si assiste al completo dissolvimento della scolastica. Per Guglielmo d'Occam, come vedremo, fede e ragione sono inconciliabili. Quindi Guglielmo d'Occam è da considerare l'ultimo grande pensatore della scolastica, perché, come dicevamo, appunto, con lui il dissolvimento della scolastica raggiunge il suo apice, il suo culmine, ma contemporaneamente Guglielmo d'Occam è anche il primo grande pensatore della modernità. E vediamo in che senso. La sua riflessione dischiude nuovi orizzonti alla riflessione filosofica in generale e scientifica in particolare.
In linea generale possiamo dire che il passaggio graduale degli interessi filosofici da Dio alla natura, riflette un profondissimo mutamento della società medievale. Società medievale che vede declinare, tramontare i grandi poteri, papato e impero, che l'avevano dominata. E quindi si assiste all'affermazione di nuove realtà, i comuni, gli stati nazionali. È un periodo senz'altro di crisi, pensiamo alla gravissima crisi demografica, economica e politica del 300, ma anche un periodo di molto di gestazione, no? Un periodo in qualche modo foriero di grandi cambiamenti. Ecco, in questo contesto si inserisce l'opera del Doctor Invincibilis, così veniva chiamato, no? Da molti colleghi, e che tra l'altro per le sue idee fu citato a comparire di fronte alla corte papale di Avignone per alcune tesi sospette. Quindi anche Guglielmo d'Occam cercò di in qualche modo protezione. Questa volta non a Orvieto come aveva fatto Sigeri di Brabante, ma a Monaco presso l'imperatore Ludovico il Bavaro, che in quel periodo era in rotta con il pontefice. Alla base della riflessione di Guglielmo d'Occam troviamo un presupposto empiristico, ovvero per Guglielmo d'Occam tutto ciò che va oltre, che oltrepassa i limiti dell'esperienza, ovvero il mondo soprannaturale, no? E Dio che è appunto trascendente, eh? Tutto ciò che oltrepassa i limiti dell'esperienza non può essere conosciuto. Quindi l'uomo non può conoscere per via sensibile Dio. Quindi non può essere né conosciuto né dimostrato. Si è parlato a tal proposito di un empirismo radicale. Ricordo che per empirismo si intende quella corrente di pensiero in base alla quale ogni conoscenza, la conoscenza deriva, si fonda, meglio dire, si fonda sull'empiria, cioè sull'esperienza. Ecco, questo presupposto è il principio guida della riflessione di Occam induce appunto Occam ad affermare che scienza e fede non solo sono separate, ma addirittura eterogenee. Quindi potremmo dire distinte e distanti. Quindi in altri termini, per Guglielmo d'Occam si può conoscere solo ciò di cui si ha esperienza. Quindi quando si parla di Dio, tutti i paradossi sono possibili. Ma di Dio, ribadisce Guglielmo d'Occam, non si ha alcuna conoscenza sensibile. Per cui la teologia cessa di essere una scienza in senso stretto. Diventa più che altro un coacervo di nozioni pratiche e speculative. Però un coacervo di nozioni pratiche e speculative sprovviste di evidenza razionale e quindi anche di validità empirica. Ecco, e passiamo alla confutazione delle prove addotte dai teologi della scolastica a favore dell'esistenza di Dio. Sono tutte prove destituite di fondamento a giudizio di Guglielmo d'Occam. Esaminiamo la prima. La prima prova è quella ontologica, ovvero quella anselmiana, che è destituita di fondamento proprio perché l'uomo non può conoscere né l'essenza né l'esistenza di Dio. Quindi la proposizione Dio esiste non può essere evidente. E quindi senz'altro la prova ontologica deve essere accantonata. E la prova ontologica, che ricordiamo, era una prova a priori, ma la critica di Occam si appunta anche sulle prove
a posteriori, quelle fornite da Tommaso. Prima tra tutte la prova cosmologica, in base alla quale Dio risulterebbe essere il primo motore immobile, secondo anche la definizione aristotelica della divinità, la prova, diciamo, ex motu. E perché non è una prova accettabile? Poiché non è vero in senso assoluto che tutto ciò che si muove è mosso da altro. Ovvero esistono delle realtà, l'anima, l'angelo, delle realtà che si muovono da sé. Lo stesso è anche il peso che tende verso il basso, si muove da sé. Quindi questa prova, a giudizio di Guglielmo Dockham, non può essere accolta favorevolmente, poiché infondata dal punto di vista razionale. Ecco, esiste un'altra prova, la prova causale, che è la prova ex causa, che considera Dio come la causa incausata, un Dio quindi che non è effetto di nulla, ma è causa di tutto. E come mai questa prova non accerta razionalmente, via razionale, l'esistenza di Dio? Per il semplice fatto, osserva Occam, che le cause naturali sono sufficienti per spiegare i fenomeni stessi. Cioè è possibile spiegare la natura con la natura stessa. Non bisogna ricorrere a cause soprannaturali per spiegare la natura. Sono sufficienti le cause naturali. E in questo troviamo l'anticipazione del famoso testo scritto nel 500 da Bernardino Telesio, intitolato proprio De rerum natura iuxta propria principia, cioè la natura spiegata secondo i propri principi, ovvero tramite l'indagine delle cause naturali dei fenomeni, non delle cause soprannaturali. Quindi la natura si spiega con la natura, non con il soprannaturale. Quindi queste prove, a giudizio di Guglielmo Dockham, non hanno valore scientifico, non hanno valore apodittico. Possono produrre nell'uomo solo una ragionevole persuasione. Ecco, possono contribuire a corroborare la fede del credente, no? Ma non hanno alcun valore scientifico, in quanto è impossibile, in linea di principio, interpretare razionalmente la verità rivelata, proprio perché la verità rivelata riguarda Dio, riguarda un essere rispetto al quale non c'è alcun punto di contatto, nel senso, proprio perché Dio è la natura divina è totalmente diversa da quella umana e quindi la ragione naturale di cui siamo dotati noi è incapace di cogliere la natura divina. Quindi, destituite di fondamento le prove o le vie, come le definiva Tommaso, che conducono a Dio in maniera razionale, sottolineiamo l'importanza del cosiddetto rasoio di Occam. Cioè, tutta la metafisica tradizionale viene criticata, alla luce del principio di economia ontologica, ensia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Che cosa significa? Che gli enti non si devono moltiplicare oltre il necessario. Cioè, occorre ridurre il numero delle entità di cui è necessario ammettere l'esistenza. Quindi non bisogna ipotizzare l'esistenza di più entità, di quelle che sono strettamente necessarie per spiegare i fatti. Per chiarire meglio, sottolineiamo che utilizzando la lama del rasoio, Occam contestò molti principi della metafisica, sia classica che scolastica. Per esempio, l'idea della causa efficiente. Non solo, ma troviamo implicito nel rasoio d'Occam non solo un'eco
della critica mossa da Aristotele in età classica a Platone. Vi ricordate? Aristotele criticava la dottrina delle idee di Platone sostenendo che essa produceva una, più che una soluzione dei problemi, una duplicazione dei problemi. Platone aveva ipotizzato l'esistenza di un mondo parallelo a quello reale, a quello concreto, a quello che cade sotto i sensi, no? Sotto i cinque sensi, parlando del mondo delle idee, vi ricordate? Ecco. E sottolinea invece Aristotele che questo modo di spiegare il mondo sensibile tramite un altro mondo perfetto, cioè quello l'iperuranio, non significa duplicare problemi anziché risolverli. Ecco, quindi non è una semplificazione, ma è una complicazione inutile, superflua. Quindi il rasoio d'Occam esprime proprio questa tendenza alla semplificazione. Però viene utilizzato non solo contro, per fare, come ha sottolineato Bertrand Russell, un commentatore novecentesco della filosofia antica, per fare la barba a Platone, quindi per criticare il mondo delle idee di Platone, e quindi il concetto di l'idea di uomo, ma quando invece, secondo Guglielmo d'Occam, esistono solo i singoli uomini, ma non l'umanità, l'umanità che non è altro che un'astrazione, ma appunto il rasoio d'Occam viene utilizzato contro lo stesso Aristotele. Aristotele che viene criticato su più punti. Guglielmo d'Occam critica in maniera serratissima la fisica aristotelica, dicevamo dischiudendo nuovi orizzonti alla riflessione filosofico-scientifica, in quanto critica le nozioni di spazio, di tempo, di movimento, che a giudizio di Guglielmo d'Occam non sono delle realtà oggettive, come aveva anche pensato Tommaso, ma solo delle nostre costruzioni mentali. Ma gli aspetti più innovativi sono senz'altro contenuti nella critica mossa alla dottrina della finitezza del mondo e dell'unicità del mondo, in quanto proprio in base al principio dell'onnipotenza di Dio non si può escludere che appunto ci siano altri mondi. Tra l'altro, Guglielmo d'Occam contesta la separazione che aveva posto Aristotele tra, diciamo, mondo sopralunare, quindi mondo celeste, e mondo sublunare, quindi tra terra e cielo, potremmo dire in termini più semplici. Ovvero, Aristotele aveva detto, che la terra, appunto, era costituita dai quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco, mentre il cielo era costituito dall'etere, da una sostanza perfetta, incorruttibile. Ora, invece, Guglielmo d'Occa mette in discussione l'eterogeneità tra cielo e terra, quindi tra materia celeste e materia dei corpi, appunto, sublunari. E quindi, data la manifesta incapacità della ragione, cioè del pensiero umano, no? Della ragione naturale, di affermare qualcosa di significativo, di sensato su Dio, non c'è più motivo di ricercare una collaborazione tra fede e ragione. In definitiva, possiamo sintetizzare il pensiero di Guglielmo d'Occam con la frase credo et intelligo. Quindi non intelligo ut credam, quindi comprendo per credere, nemmeno credo ut intelliga, credo per comprendere, ma credo et intelligo, cioè credo e comprendo. Si tratta di due operazioni distinte e distanti. Quindi, in altri termini, fede e ragione risultano inconciliabili. Quindi la separazione tra teologia e filosofia sembra essere il punto d'approdo della scolastica.